vi presenterò isolanti termoriflettenti e con un focus particolare sulla riqualificazione energetica di edifici esistenziali. Ovviamente toccheremo il tema fondamentale della normativa di riferimento. Presenteremo alcuni esempi di calcolo che sono riconducibili e collegabili a poi quelli che sono esempi e casi pratici, quindi cantieri realizzati un po' in tutta Italia con i nostri prodotti. Overall nasce nel 2004, quindi è una società relativamente giovane, ma ormai abbiamo qualche anno alle spalle e siamo stati la prima realtà a introdurre e sviluppare in Italia i prodotti riflettenti. Come dicevo già prima, i prodotti riflettenti in alcune zone d'Italia sono ancora poco conosciuti. In realtà vengono prodotti e venduti in Europa e nel mondo da più di 30 anni e ogni anno vengono installati milioni di metri quadri. Come overall in Italia abbiamo fornito e installato oramai più di 4 milioni di metri quadri di coibenti. Rispetto a, come dicevo prima, rispetto ai coibenti tradizionali, quindi che siano lane e polistireni, si tratta di una goccia nell'oceano, ma è comunque una referenza significativa. Non ci limitiamo a sviluppare e fornire questo tipo di prodotto, quindi di coibente, ma cerchiamo di offrire al progettista, all'impresa e al distributore un servizio a 360 gradi, quindi con tutto quello che è una consulenza in termini di verifiche termoigrometriche, di calcoli acustici previsionali e tutto quello che è anche il supporto prima, durante e dopo il cantiere. Anche grazie, forse soprattutto grazie a questo tipo di approccio, Overall è stata premiata oramai a gennaio del 2018 da Panorama come una delle aziende, una delle 500 migliori aziende come servizio clienti in Italia e nella fattispecie come prima azienda in quello che è il settore di isolamento. Se avete qualsiasi domanda durante la presentazione interrompetemi. Sulla sedia avete trovato una busta contenente campione del prodotto principale che adesso vi andrò a presentare e il nostro, diciamo, manuale tecnico. Come si presentano i nostri coibenti termoriflettenti? Come potete vedere si tratta di prodotti in rotolo, prodotti molto sottili. Avete il campione del nostro prodotto per foil registrato 19. La peculiarità fondamentale è la presenza sulle facce esterne di alluminio puro. Poi all'interno abbiamo diversi strati che si alternano di ovata, musico in espanso e ulteriori film riflettenti. Come vedete, rispetto a un coibente tradizionale che sia lana o polistirene, si tratta di prodotti molto più sottili. Dove vengono normalmente applicati questo tipo di coglienti? Le applicazioni principali sono coperture dall'intradosso, quindi contro i soffitti, coperture dall'estradosso, contro pareti interne e classici cappotti o facciate ventilate, quindi in parete dall'esterno. Queste sono le principali applicazioni nel settore edilizia. In realtà sono materiali che vengono utilizzati a 360 gradi, quindi tutto quello che è il settore trasporti, packaging, copri pallet e per non parlare di applicazioni come le coperte termiche. Perché? Perché andiamo a sfruttare le caratteristiche dell'alluminio, come anche nel termos o nella borraccia, che sono poi involucri che mantengono una bevanda calda durante il periodo invernale, una bevanda fresca nel periodo estivo. Quindi in realtà noi spesso utilizziamo, sfruttiamo quelle che sono le peculiarità dell'alluminio anche senza farci caso, anche senza saperlo. Come possiamo far sì che il prodotto riflettente, quindi a base alluminio, funzioni correttamente? In edilizia dobbiamo andare a creare quello che è un sistema che è composto fondamentalmente
da due intercapedini d'aria all'interno delle quali andiamo a collocare il prodotto riflettente. Quindi questo è l'esempio di una classica muratura cassetta in cui andiamo a installare il prodotto riflettente. Proprio perché le facce esterne del prodotto, che sono in alluminio puro, ripeto, quindi basso emissive, non devono essere a contatto con una superficie, quindi la parete esistente o la parete nuova, oppure un altro materiale. Vi ho parlato di superfici basso emissive, quindi le facce esterne del prodotto sono in alluminio puro. L'emissività che cos'è? È un valore che va da 0 a 1, quindi è la misura della capacità di un materiale di irraggiare energia. Parliamo di un valore 1, quindi di un corpo nero, cosa significa? Che assorbe totalmente l'energia a cui è sottoposto. Quindi più il valore si avvicina a 0, maggiore è la capacità di riflessione del coibente, del materiale. Nella fattispecie l'alluminio ha un'emissività di 0,03, significa che arriva a riflettere fino al 97-98% dell'energia a cui è sottoposto. Questo è un aspetto fondamentale. Vedete come un materiale da costruzione tradizionale, come può essere il laterizio, abbia un'emissività di 0,93, questo significa che assorbe quasi la totalità dell'energia a cui è sottoposto, ne riflette circa il 7%. Che cosa determina la capacità isolante di un intercapedine d'aria? Sono quattro i fattori. La direzione del flusso di calore, quindi se si tratta di un intercapedine verticale o un intercapedine orizzontale, quindi inclinata, lo spessore dell'intercapedine, quindi se si sta parlando di intercapedine da 2 cm o di 10 cm, la temperatura media che abbiamo all'interno dell'intercapedine d'aria e soprattutto, come vedevamo, l'emissività del prodotto adiacente a questa intercapedine. Questo non è altro che lo screenshot del software di calcolo che noi utilizziamo per le verifiche termiche, che poi le verifiche termigrometriche sono parte del supporto tecnico di cui vi parlavo prima. E qui andiamo a vedere come una camera d'aria non ventilata, quindi un intercapedine d'aria in parete, quindi con flusso di calore orizzontale, di spessore 2,5 cm, compresa fra due, diciamo, materiali con emissività 0,9, quindi paragonabile a due laterizi, come abbiamo visto prima, abbia una resistenza termica di 0,183 metro quadro che è misurato. Quindi una classica camera d'aria non ventilata presente fra due laterizi. La stessa intercapedine d'aria, quindi sempre in parete, sempre con spessore 2,5 cm, ma a contatto da un lato con un laterizio, quindi emissività 0,9, e dall'altro lato con un prodotto basso emissivo, quindi emissività 0,02, che è l'emissività certificata della faccia esterna del nostro prodotto per il foglio testato 19, ha una resistenza termica di 0,739. Quindi è 4 volte superiore rispetto a un intercapedine d'aria tradizionale compreso fra due laterizi. Questo ci fa capire che intercapedine d'aria fra due laterizi, come vedevamo, resistenza termica 0,18,3, che già di per sé è un valore paragonabile alla performance di, diciamo, 6,5 mm, quindi poco più di mezzo centimetro di coibente tradizionale con lambda 0,036. Se questa intercapedine la mettiamo a contatto con una faccia basso emissiva, come vedevamo, abbiamo una resistenza termica della sola intercapedine di 0,739, che a questo punto è paragonabile alla performance termica di un coibente tradizionale di oltre 2,5 cm. Come vi ho fatto vedere prima, il prodotto riflettente trova le sue performance ottimali quando andiamo a posare con la doppia camera d'aria. Quindi intercapedine d'aria, prodotto intercapedine d'aria.
Quindi le due intercatene d'aria a contatto con il prodotto riflettente ci portano ad avere una resistenza termica di 1,478, quindi 1,48, quindi paragonabile a più di 5 cm di coibente tradizionale. A questo valore andiamo però ad aggiungere quello che è la performance termica del core del materiale, quindi del materiale stesso. Vi ho accennato prima alla importanza della normativa. A marzo 2012 è stata pubblicata la UE 16.012, che è la normativa riferita a qualsiasi coibente che debba anche solo in parte la capacità isolante alla presenza di un foglio basso emissivo. Questo cosa significa? Che qualsiasi prodotto riflettente, che sia in alluminio puro, che sia in plastica metallizzata, deve necessariamente essere certificato secondo questa normativa. Quindi il progettista, quando sceglie quale prodotto utilizzare, se un prodotto tradizionale o un prodotto riflettente, deve sapere che il prodotto riflettente che andrà a scegliere deve essere certificato secondo la normativa. Questo è un aspetto fondamentale, perché sul mercato italiano sono presenti, potete immaginare, diverse soluzioni riflettenti, quindi diversi prodotti che possono apparentemente sembrare uguali o molto simili, nella realtà la quasi totalità non è certificata secondo la normativa. Che cosa prevede la normativa? Prevede che siano tre fondamentalmente i parametri necessari per poter calcolare la performance termica di un prodotto riflettente inserito in una stratigrafia. Quindi, come vedevamo, dobbiamo avere un valore certificato di emissività delle facce esterne, dobbiamo avere un valore certificato relativo al core del materiale, quindi al solo prodotto, e ovviamente dobbiamo fornire un valore certificato ricavato secondo la UIN relativo alle due intercapitine d'aria, come abbiamo visto. Del campione di prodotto che avete che vi abbiamo fornito, quindi di stato 19, abbiamo, come vedevamo, una composizione innanzitutto di 19 strati, le cui facce esterne sono in alluminio puro e strati interni alternati con musi di polietilene espanso, vatta e ulteriori film riflettenti. L'emissività delle facce esterne è di 0,02, quindi una riflessione energia radiante elevatissima. La resistenza termica del core, quindi del solo materiale, è 1,52. Di conseguenza, la somma del core del materiale alle due camere d'aria ci porta ad avere una resistenza termica certificata pari a 3,00 metro quadro Kelvin solare. Semplificando, ci permette di paragonare la performance termica del multistrato 19 con un coibente tradizionale da 11-12 cm di spessore, ovviamente in base al lambda e alla caratteristica del coibente tradizionale. Il fatto che le facce esterne siano in alluminio puro e non in plastica metallizzata fa sì che il prodotto sia in classe E di reazione al fuoco e non in classe F. In gamma poi abbiamo ovviamente anche dei prodotti con un comportamento alla fiamma anche più interessanti, quindi in classe A1 o in classe A2. Fatta questa breve premessa, diciamo, tecnica sul come funzionano i coibenti e perché sia possibile paragonare e come sia possibile paragonare un prodotto così sottile a un coibente tradizionale con uno spessore ben più importante, andiamo a vedere quali sono le applicazioni più frequenti, quali sono le applicazioni più interessanti oggigiorno di questi coibenti. La prima, che è sicuramente una delle applicazioni più frequenti, è in parete dall'interno, ossia in tutti quei casi in cui non vi è la possibilità di intervenire in facciata, esempio lampante in centro storico a Milano quasi, dove nel 99% dei casi è impossibile intervenire in facciata, vuoi perché si tratta di facciate
che hanno un valore, che hanno comunque un interesse storico, o perché in realtà non tutto il condominio ha l'intenzione di intervenire, quindi il singolo proprietario dell'appartamento desidera migliorare la performance termica del proprio edificio, allora si decide di intervenire dall'interno. Questa è l'esempio proprio della posa del nostro prodotto in controparete dall'interno, quindi con una lastra di finitura che banalmente può essere in cartongesso con una lastra analoga. Quindi abbiamo la parete di partenza, quindi la parete esistente, su cui andiamo a fissare un primo pistello in legno, ad esempio, che ci permette di creare la camera d'aria, che è fondamentale, come vediamo prima, per il corretto funzionamento del coibiente. Il materiale riflettente, che ha uno spessore, come vedete, schiacciato di circa un centimetro, per poi andare a realizzare la seconda intercapedine, in questo caso con un'orditura metallica, a cui fissiamo la lastra di finitura in cartongesso. Questo non è altro che lo schema, quindi il metodo di posa. Parete esistente, la prima orditura che noi normalmente consigliamo di realizzare in legno, a cui andiamo a graffare il prodotto riflettente, ci premuneremo di nastrare quelle che sono le giunte per garantire una continuità di riflessione, di isolamento, di barriera all'aria e barriera al vapore, per poi andare a realizzare la seconda orditura, che può essere in legno o in questo caso, come abbiamo visto, metallica, e poi la lastra di finitura. La lastra di finitura può essere singola lastra, doppia lastra, lastra speciale, perline in legno. Poi abbiamo fatto anche N cantieri nel corso degli anni in cui si è preferito realizzare una controparete in laterizio sottile, ma la richiesta della committenza. Quello che è fondamentale, come abbiamo visto, è creare il sistema aria, prodotto, aria. Questo è un esempio di calcolo dove partiamo da una classica muratura cassetta, forato del 12, forato dell'8, intonaco esterno, intonaco interno, con intercapedine d'aria non isolata da 5 cm. Quindi una classica parete perimetrale molto leggera e con una trasmittanza di partenza, come vedete, di 1,13. Quindi può essere una qualsiasi parete perimetrale di un edificio non riqualificato a Milano, ad esempio. Siamo intervenuti con il prodotto per foil multistrato 19 posato con la doppia camera d'aria, quindi listello, prodotto, listello. E qua vedete fondamentalmente gli stessi valori di resistenza termica delle camere d'aria riflettenti e del core del materiale che vi ho mostrato nelle slide precedenti. La somma dei tre valori darà il valore certificato pari a 3,00 metro quadro Kelvin su bar. Quindi con un pacchetto da 7 cm di spessore, compresa la lastra di finitura, abbiamo portato una parete che ha una trasmittanza iniziale di 1,13 a una trasmittanza di 0,25,4 con soli 7 cm di spessore. È un risultato sicuramente interessante che ci permette nella fascia climatica e mediamente di accedere a quello che è poi la detrazione fiscale, quindi detrazione del 65%. Questo ovviamente è solo un esempio. Noi come servizio tecnico facciamo quotidianamente decine di calcoli, di verifiche termiche. Quindi il progettista ci contatta con l'esigenza specifica, andando a indicare quella che è la località precisa dove è sito il cantiere, l'immobile che deve essere qualificato e il dettaglio della parete di partenza. Noi forniamo come servizio gratuito quella che è la verifica termigrometrica. La stessa identica parete, quindi intonaco, forato del 12, camera d'aria da 5 non isolata, forato dell'8 intonaco, che ricorda una trasmittanza di 1,13,
Se andiamo a posare un doppio strato di coibente riflettente, cosa significa? Andare a posare il primo strato in aderenza all'intonaco interno, andare a posare quello che è a questo punto un listello un pochettino più spesso, quindi da 4 cm anziché 2 cm e mezzo, affinché i due prodotti riflettenti comunque non vadano in adesione l'un all'altro, al listello, ripeto, da 4 cm fissiamo il secondo strato riflettente e poi di nuovo realizziamo la struttura metallica e la lastra di finitura. Quindi fondamentalmente abbiamo aumentato lo spessore di 2 cm e mezzo, quindi siamo passati da 7 cm a 9 cm e mezzo, ma la trasmittanza finale è di 0,18,2. Quindi una trasmittanza assolutamente in linea con quello che è normalmente un valore per le pareti perimetrali di classe energetica A. Quindi un valore sicuramente molto molto interessante. E ripeto, con uno spessore davvero contenuto. Come vedete, fondamentalmente abbiamo mantenuto le due intercapedini d'aria e abbiamo aggiunto uno strato di coibente. Ovviamente se noi avessimo realizzato un'ulteriore camera d'aria, quindi fra l'intonaco interno e il primo strato di prodotto riflettente, il valore termico sarebbe ancora più elevato, ovviamente aumenteremmo quello che è lo spessore del pacchetto. Avete domande, dubbi, perplessità? Perfetto. Parlavamo di, l'architetto parlava di edifici che devono durare negli anni, le cui prestazioni devono essere certe e invariate nel corso degli anni. È un aspetto fondamentale, soprattutto quando si interviene su edifici storici, su edifici che hanno un valore, che hanno un valore per la comunità. Questo è, vi presento un intervento interessante in centro a Milano, sull'edificio che fu dimora di Cesare Cantù. Ovviamente non era possibile, non è stato possibile intervenire dall'esterno, di conseguenza si è proceduto con la riqualificazione energetica dall'interno, quindi andando a coibentare tutte quelle che sono le pareti perimetrali dall'interno e, come vedremo, anche la copertura dall'interno in controsoffitto. È stata posata la prima orditura lignea, quindi per creare la prima camera d'aria, a cui è stato poi aggraffato il prodotto l'overfoil multistrato 19. Notate come sia possibile, utilizzando ovviamente un prodotto in rotoli e flessibili, dare una continuità di isolamento, quindi con pochissime giunte e con la possibilità di risvoltare il materiale sugli spigoli o comunque sui travi, sui pilastri. Successivamente è stata poi realizzata l'orditura metallica per creare la seconda camera d'aria. Si trattava di un intervento su appartamento posizionato su due piani, quindi al piano superiore si è deciso di risvoltare il coibente, oltre che a parete, ma di risvoltarlo anche a soffitto. Quindi in questo caso si è data veramente una continuità di isolamento veramente importante. Ma sopra cosa c'è? Un sottotetto non coibentato? Sopra c'è direttamente la copertura, quindi poi l'ambiente esterno. Quindi si è intervenuto dall'intradosso in controsoffitto su copertura non isolata. Ma non è piana la copertura, no? Sì, come vede è parzialmente inclinata e poi piana. È l'ultimo appartamento di una palazzina di 4 piani. E com'è il manto di copertura? Lì era un solaio in latero cemento da 25, se non erro, con guaina dall'esterno e basta. Quindi completamente non efficiente a livello energetico, come peraltro le pareti, ecco, fondamentalmente. Aspetto molto molto importante
nell'intercapennie fra il prodotto e la lastra di cartongesso, ripeto, intercapennie che è fondamentale per il corretto funzionamento del prodotto riflettente, si fanno normalmente transitare gli impianti senza dover tagliare il prodotto, scavare il prodotto, cosa che normalmente viene fatta quando si scelgono i coedenti tradizionali. Cosa significa? Minore lavorazione in cantiere, minore perdita di tempo, ma soprattutto non si va a inficiare quella che è la performance termica puntuale del materiale dove invece va a transitare l'impianto. Questo va sottolineato che è molto importante. Questo è fondamentale. È fondamentale. Anche di lavoro, di manutenzione. Di lavoro, di tempo, ma soprattutto noi abbiamo la certezza che la performance del coedente sia continua. Diversamente, in una contropareti ipotizziamo da 8 cm di coedente, dove andiamo a installare una scatoletta dove dobbiamo scavare per far correre un corrugato, in quel punto noi non avremo 8 cm di coedente, magari ne avremo 2. Ma se dovessimo fare una termografia, noteremmo in modo evidentissimo una differenza di performance puntuale. Ma l'orditura metallica non va a influire poi sulla traslutanza rispetto a una di legno? Allora, sicuramente una doppia struttura lignea conduce sicuramente meno rispetto a un'orditura metallica. Vero è che è innanzitutto dall'interno e poi dietro la struttura metallica abbiamo comunque il coedente riflettente che, come abbiamo visto, ha una performance termica relativa anche solo al core che ci permette di ridurre al minimo quello che è il ponte termico. Se fosse linea sarebbe l'ottimale, vero è che il cartongessista è abituato a lavorare verso l'interno con la struttura metallica. E la struttura metallica, diversamente dalla struttura linea, ci permette di mettere in bolla una parete che nella stragrande maggioranza delle riqualificazioni energetiche non lo è. Scusi, col materiale, appunto il materiale isolante. Come si chiama? Overfoil multistrato 19, sì. Si può usare anche su un assito che separa l'ultimo piano da un sottotetto con un tetto a falde, cioè un tetto morto. Freddo. Viene fatto, allora, in quel caso, da sotto, o si interviene appunto in controsoffitto o si interviene in quello che è questo spazio inutilizzato o utilizzato saltuariamente, cioè il tetto morto, andando a stendere il prodotto come se fosse una coperta sulla soletta, o meglio ancora, se fosse possibile, realizzando un'orditura in legno su cui andiamo a graffare il prodotto e poi lasciandolo anche a vista. In questo modo avremo un intercapedine, diciamo, fra il prodotto e la soletta. E ci si può camminare sopra? Saltuariamente non è assolutamente un problema. Okay. Perché? Perché le facce esterne del prodotto sono sì in alluminio puro, ma rinforzato con una rete. Di conseguenza non teme gli strappi, è un prodotto sicuramente che resiste al camminamento, sempre che sia un camminamento sporadico, ecco, certo. Ovviamente. Diversamente si può, come poi vedremo, intervenire, in prossimità del manto di copertura, quindi non stendendo il prodotto sulla soletta, ma andandoci a fissare, diciamo, dall'intradosso in copertura inclinata, ecco. Quindi andando a evitare che ci sia la entrata di calore o comunque la dispersione di calore. Comunque non è un materiale da sottopavimento. Abbiamo in gamma delle soluzioni che nascono per la posa sotto massetto, hanno uno spessore molto più contenuto e hanno ovviamente tutte quelle che sono certificazioni di resistenza, compressione e schiacciamento. Il prodotto per fronte stato 19 nasce per la posa in doppia o, come vedremo, singola intercapelle, quindi non nasce per essere posato sotto massetto, proprio perché è un materiale comunque che ha uno spessore, è un materiale morbido e a questo punto potremmo avere poi dei problemi con la fessurazione del massetto. Certo. Questo è un altro esempio, la palazzina storica a Marghera, quindi soggetta a vincolo. Anche in questo caso si è intervenuti dall'interno, andando a creare, come vedete, la classica orditura, andando a
sagomare il prodotto e fissandolo, graffettandolo. Anche qui, come vedete, transitano gli impianti davanti al materiale cogliente, quindi prima della lastra di finitura interna. Altro esempio, Palazzo Verbania, lungo l'ago di Luino. Tutte le facciate sono state recuperate dalle Belle Arti, quindi affreschi bellissimi, proprio sul lungo lago, dall'interno. In questo caso il prodotto è stato posato in abbinamento a un pavimento tradizionale. Quindi è stata fatta una modifica in corso d'opera. Il materiale, come potete vedere, previsto in capitolato era una lana minerale, è stato scelto di aggiungere verso l'interno un prodotto riflettente per aumentare drasticamente quella che è la performance termica, mantenendo praticamente lo spessore invariato e sfruttare quelle che sono le peculiarità del prodotto riflettente di barriera all'aria e barriera al vapore. Questo era per farvi capire come noi normalmente, quando la richiesta è di contenere al massimo lo spessore dell'intervento, del pacchetto, andiamo a offrire quello che è il singolo doppio strato di prodotto riflettente. Ma questo non significa che il materiale non possa essere previsto in un pacchetto in abbinamento a un qualsiasi cogliente tradizionale, che sia lana minerale, che sia fibra di legno. Anzi, noi stessi a volte, quando ci sono delle esigenze particolari e non si è veramente limitati da uno spessore esiguo a disposizione, proponiamo dei pacchetti misti, ecco. Cantiere in provincia di Bolzano, che è stato poi certificato Casa Clima, targhetta Casa Clima C, tutto riqualificato dall'interno. Una domanda, il ponte termico dato al solaio? Allora, lì normalmente cosa facciamo? Consigliamo una veletta, quindi un risvolto a soffitto che può essere di 30-40 cm, un metro. Diversamente, quando si interviene dall'interno con qualsiasi tipo di coibente, non c'è altra soluzione. Quindi un risvolto a soffitto con una veletta da 30-40 cm. Cosa che con questo coibente, avendo ovviamente un pacchetto così come abbiamo visto limitato di spessore, è assolutamente fattibile, come ad esempio si fa normalmente per inserire dei faretti nelle velette, si sfrutta la veletta per inserire magari un elemento di illuminazione. Qui vedete come sia possibile, come dicevo prima, con un prodotto così flessibile e sottile veramente non interrompere l'isolamento anche in una situazione limite come un avanzare, fondamentalmente. Continuità, isolamento in tutta la parete. Questo permette anche, io penso, che quando si interviene nelle case di montagna, gli arredamenti con le boiserie. Assolutamente. Con la boiserie, per cui porta via poco spazio, e non c'è bisogno né carto di gasto né niente per intervenire la boiserie, però fa un bel risparmio. Degli esempi come dicevo prima, la finitura interna, noi ovviamente le foto che facciamo vedere sono principalmente con lastra in cartongesso, lastre analoghe, ma nulla vieta di scegliere una finitura in legno. Che crea la camera, tutto, poi ti crea la possibilità di un volivo e sparare un impedimento molto forte. Assolutamente, assolutamente. Questo è l'esempio di un casale, un cascinale in provincia di Brescia, riqualificato totalmente dall'interno, sempre con il prodotto, lo che è stato il 19. Vedete come in un caso di andamento discontinuo sia possibile sagomare il prodotto con una facilità notevolissima, perché è un materiale che, come potete immaginare, viene tagliato semplicemente con l'apposito forbicione o con un cutter e può essere tranquillamente sagomato. Questo è uno di quei casi in cui era stato previsto un coibente tradizionale, un poliuretano da circa 9 cm, se non erro,
in abbinamento poi a una lastra in cartongesso. Il problema è che si è intervenuti su pareti assolutamente discontinue, in pietra. Quindi intervenire con un pannello rigido, tradizionale, significava doversi staccare dalla parete esistente di diversi centimetri, perché c'era un disallineamento anche di 4-5 centimetri dall'alto al basso. Di conseguenza si è deciso di fissare la listellatura linea che seguiva l'andamento discontinuo della parete, fissare il prodotto direttamente a questi listelli, per poi andare a mettere a piombo la controparete interna con l'orditura metallica, quindi con un risparmio di spessore e una velocità di posa veramente importante. Questo è sempre doppio strato, no? L'avete fatto? Allora, in realtà in alcune pareti qui in doppio strato, in altre in singolo strato. Oggigiorno sono molto sovente le richieste che riceviamo di trasmittanze uguali o inferiori allo 0,20, quindi è sempre più frequente l'utilizzo del doppio strato di materiale, quindi il primo strato in aderenza, come abbiamo visto, e poi il secondo strato in intercambio in aria. Posso farle delle domande? Certo. Ne ho un po'. Prego. No, vabbè, veloce però. Allora, io sono anni che lavoro in montagna, appunto, nelle baite, e uso un vostro concorrente tranquillo. Vabbè. Allora, posso immaginare quale? È la ruota aerospaziale. Actis. Sì. Allora, d'ora in poi userò anche Overall, ma ho delle domande da fare e delle considerazioni. Allora, la prima, io non so niente del comportamento di questo materiale nel tempo. Cioè, tra 20 anni, se io apro, cosa trovo? Perché se apriamo lana minerale e lana di roccia, troviamo quasi niente. Esatto. Prima domanda. Seconda, in realtà abbiamo creato degli ambienti, con questo io faccio tetto, tutto, proprio, chiudiamo tutto, dove non si respira più. Nel senso che gli impiantisti ci dicono addirittura di fare dei fori nel muro, di mettere degli aggeggi che non mi ricordo più come si chiamano. Estrazione meccanica. Bravo, e che lavorano per migliorare la qualità dell'aria interna, che altrimenti si soffoca. E quindi questa è una cosa che a me lascia sempre un po' perplessa. Di contro devo dire che l'isolamento è eccezionale, appunto, funzionano benissimo queste cose. L'ultima domanda è che Actis ha un pacchetto dove mette dentro la lana di pecora. Qua ci sono nei vostri pacchetti, ci sono delle fibre naturali o appunto questo campione che ho visto è tutto materiale sintetico. Ok. Ecco. Allora, innanzitutto mi fa piacere che la sua esperienza sia stata positiva, quindi questo porta acqua al mulino di tutti i prodotti riflettenti presenti in Italia. Nella fattispecie, in interventi in controparete, in casi di montagna, il risultato è non buono, è eccellente. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di riscaldare edifici che mediamente sono sempre freddi durante l'anno, in un tempo ridottissimo. Perché normalmente li utilizzate nel weekend, in una casa di montagna. Quindi o chiamiamo il custode e gli chiediamo di accendere il riscaldamento una settimana prima, oppure dobbiamo avere delle pareti isolate correttamente. Se le isoliamo correttamente e dall'interno con un prodotto riflettente, cosa succede? Che generiamo calore all'interno dell'ambiente, questo calore tende a migrare, forse non l'ho detto prima, ma è giusto ricordarlo, che il calore si sposta sempre dall'ambiente più caldo a quello più freddo. Di conseguenza noi generiamo calore e il calore tende a migrare verso l'esterno, dove abbiamo la temperatura inferiore. Se abbiamo una controparete isolata dall'interno con una controparete riflettente, cosa succede? Andremo a scaldare la lastra in cartongesso, si scalderà l'intercapedine d'aria e poi il prodotto riflettente permetterà di avere una riflessione elevatissima, quindi il 98% di questo calore lo manterrà all'interno. Questo significa che avremo
pareti calde in un attimo, quindi un appartamento che è possibile utilizzare il giorno stesso. Se la stessa parete fosse coibentata dall'esterno, quindi con il classico cappotto che sia in ABS o in lana, cosa succede? Noi dobbiamo scaldare completamente tutta la parete. Normalmente le case di montagna hanno anche pareti in pietra da 40, 50, 60 cm. Capisce bene che veramente dovrebbe accendere il riscaldamento una settimana prima. Su cosa troveremo fra 40 anni, 50 anni in queste pareti? Consideri che questi materiali ormai vengono utilizzati in tutto il mondo da più di 30 anni e tutte le carlinghe degli aerei su cui noi voliamo e viaggiamo sono tutte coibentate con questi materiali. Sono materiali a base alluminio e polietilene, quindi la durata nel tempo dell'alluminio e del polietilene è notevolissima. Non sono appetibili normalmente dai roditori, non sono materiali igroscopici, cosa significa che non assorbono l'umidità e non si deteriorano nel tempo. Quindi questo è uno dei grandissimi vantaggi di questi materiali rispetto a un coibente come ha fatto per esempio lei della lana minerale, che tende ad assorbire l'umidità andando, se non è locata lì ovviamente in maniera a vapore in alluminio o polietilene, andando a perdere nel tempo quelle che sono le performance termiche e poi andandosi anche a deteriorare nel tempo. Il nostro prodotto, faceva riferimento prima alla pecora, è un materiale in cui non è presente la lana di pecora, ma per scelta. Perché? Perché gran parte del nostro prodotto riflettente è riciclato e riciclabile, fino al 70% del materiale è riciclato e riciclabile, e questo grazie alla fibra di poliestere che abbiamo scelto invece che la lana di pecora. Onestamente non so perché la concorrenza abbia scelto la lana di pecora da inserire, far colpo, può essere di marketing, assolutamente. Non so se si è dimenticato qual è la domanda, è il suo ecco, aspetto fondamentale, che credo che poi avremo trattato una slide successiva, ma visto che la domanda è adesso rispondo. È una domanda assolutamente pertinente che ci viene proposta da progettisti in tutta Italia quasi quotidianamente. Sì, il problema della traspirabilità o esatto, meno delle pareti della copertura. Allora, è una convinzione meramente italiana che le pareti e la copertura debbano traspirare. È dimostrato che al massimo il 5% dell'eventuale umidità che abbiamo all'interno dell'ambiente in cui viviamo possa essere smaltito, venga smaltito dalle pareti e dalla copertura. Fine. Questo è il primo aspetto fondamentale. Infatti, in tutta Europa, o nella stragrande maggioranza dell'Europa, e anche in Italia sempre di più, nel momento in cui si finisce un intervento di riqualificazione energetica, viene effettuato il Blower Door Test. Ossia, si mette in pressione l'edificio e si va a verificare se e dove c'è passaggio d'aria. E se e dove c'è passaggio d'aria è un errore gravissimo. Ci sono aziende che diciamo basano il business, la totalità del loro business sulle barriere all'aria, sui teli, sui nastri per le giunzioni, finché le pareti siano assolutamente non traspiranti, perché dove c'è passaggio d'aria c'è dispersione di calore nel periodo invernale e rientrata di calore nel periodo estivo. Cosa succede? Noi quando riqualifichiamo un edificio normalmente interveniamo sulle pareti perimetrali e sui serramenti. Che serramenti vengono installati oggi? Doppio, triplo vetro, 5 guarnizioni. L'obiettivo è non avere gli spifferi che avevamo 30 anni fa, con i serramenti 30 anni fa. Ma giustamente ci sono dei sistemi che vengono adottati, oramai dovrebbero essere adottati in qualsiasi appartamento, edificio, stabile che viene riqualificato, che poi è l'estrazione meccanica dell'aria. Quindi l'edificio si deve respirare, ma come vogliamo noi.
quindi non attraverso la parete, non attraverso la copertura. Quindi qualsiasi parete che venga, anzi soprattutto le pareti che vengono trattate e coibentate con performance poi finali elevatissime, quindi con pacchetti da 10, 12, 15, 16 cm di quei 20, non possono essere considerate pareti traspiranti. Anzi, noi dimostriamo, io vi ho fatto vedere soltanto degli screenshot di quelle che sono le verifiche termiche, ma in realtà noi diamo una verifica termoigrometrica, quindi dimostriamo che utilizzando i nostri coibenti non c'è mai o quasi mai, quindi li valutiamo caso per caso, formazione di condensa superficiale e interstiziale. Per questo è fondamentale che il progettista, quando ci fa una richiesta di consulenza tecnica, specifichi esattamente dove è il cantiere, perché un conto è intervenire ad Agrigento, un conto è intervenire a Bolzano e un conto è intervenire in una località marina, lungo una costa. Le condizioni climatiche sono assolutamente differenti e ovviamente, per quanto possibile, indichi quella che è la strategia di partenza, perché solo in questo modo noi possiamo verificare che ci sia o meno la formazione di condensa. Altre domande? Prego. Sì, io ero riferito sulla formazione di muffe. Ci sono. Quando è che si formano le muffe o le condense? Normalmente quando il vapore caldo che c'è all'interno dell'ambiente va a contatto con la superficie fredda, cioè la parete con isola punto di rugiada, condensa. Quando si raggiunge il punto di rugiada, quando viene posata verso l'interno una barina da vapore, una barina all'aria. E i nostri prodotti sono alluminio puro, quindi sono considerate barine all'aria e barine da vapore. Perché invece quelli che il cappotto che viene messo all'esterno, all'interno si possono generare muffe nel momento in cui poi non viene areato meccanicamente. Esattamente. Per cui questo va a ovviare quella. Assolutamente sì. Io ho fatto un lavoro probabilmente da cani, perché l'impresa mi ha suggerito di mettere, credo, un cappotto esterno all'interno, un caso così in montagna. Quindi un cappotto tradizionale ma posato all'interno. Secondo me sì, cioè me l'hanno spacciato, io non ho approfondito molto, devo dire, però mi ha suggerito l'impresa di usare un coibente di spessore intorno agli 8 cm, sarà stato 6-8 cm, che poi era un lastrone di poliuretano rigido. Accoppiato alla lastra di cartongesso, magari. Accoppiato alla lastra di cartongesso, cioè è stata posata questa parete di coibente, poi è stata fatta la struttura in alluminio, sono passati gli impianti, effettivamente, e poi lastra di cartongesso, il muro era liscio interno. Certo. Ecco, in questo caso ho fatto una cosa orrenda, nel senso che usciranno muffe di tutti i tipi. Dirlo a priori è ovviamente difficile, perché bisogna valutare, bisogna capire se ad esempio la lastra che è stata utilizzata fosse o meno dotata di barriera a vapore, perché in commercio ci sono lastre di cartongesso semplice o lastre con fogli d'alluminio o di polietilene accoppiate. No, la lastra di finitura o la lastra di isolante? No, la lastra di finitura. Ah, la lastra di finitura, no, secondo me è un cartongesso semplice. Perché normalmente l'importante è che la barriera a vapore venga posata verso la parte calda. Quindi la barriera al vapore deve essere posata all'interno della lastra di finitura, verso il coibentante. Vabbè, voi l'avete già compreso. Esatto, nella parte che non si vede all'occhio nudo del cartongesso. Certo. Quindi il vostro vantaggio grande è avere la barriera al vapore anche. Barriera all'aria, barriera al vapore. Oltre allo spessore. Allo spessore contenuto. E al fatto che sia malleabile, che sia al fatto che comunque le ha citato il poliuretano. Il poliuretano è un validissimo coibente che ha delle caratteristiche eccellenti, lambda bassissimo. Ahimè, o per fortuna che da chiaro si vede la cosa, teme tantissimo, ha un comportamento estivo molto poco interessante. Certo. Per usare un eufemismo. No, esempio, usato dall'estradosso su un petto in legno, d'estate significa avere una temperatura poi all'interno caldissima. Noi siamo intervenuti su tantissime coperture realizzate anche 6 anni fa, 8 anni fa, coperture in legno o anche in lattocemento,
dove era stato impiegato un classico poliuretano da 8, 10, 12 cm, quindi con sulla carta un valore di trasmittanza finale eccellente, dove d'estate in realtà si aveva un comfort bassissimo. Quindi cosa hanno fatto? Hanno scoperchiato il manto di copertura, appoggiato un telo riflettente, il nostro prodotto, non necessariamente il multistrato, ma un prodotto più semplice, più sottile, per proteggere il poliuretano nella fase estiva e quindi far sì che il prodotto possa lavorare correttamente. Anche degli esempi appunto di bike in montagna? Adesso di bike in montagna non so se abbiamo messo le foto, ma ne abbiamo, ne ho poi sul mio cellulare, okay. Se non volete vedere. Purtroppo adesso, mi sembra di aver capito che il tempo stringe, quindi va un attimino più veloce. Isolamento di facciate dall'esterno, quindi abbiamo visto che nella stragrande maggioranza si utilizza il prodotto in contropartita interna, ma ci sono dei casi in cui invece è molto interessante usare il sistema riflettente dall'esterno. Questo è un cantiere importante, lo stiamo seguendo attualmente, quindi ancora in realtà in essere. Sono quattro palazzini a Brindisi, dove è stato scelto l'overfile multistrato 19 in doppia intercapiente d'aria dall'esterno. Quindi, come vedete, la prima orditura in legno, il prodotto riflettente, la seconda orditura in legno e poi addirittura una lastra da 8 mm, una lastra cementizia. Quindi un sistema, un pacchetto completamente a secco, non c'è nessuna parte lunga. Questo significa... Questa è esatto, in realtà... potrebbe essere una facciata ventilata, potrebbe diventare una facciata ventilata nel momento in cui l'intercapedine fra la lastra di finitura e il coibente viene ventilata, quindi vengono installate delle griglie di areazione e si crea quello che è il moto convettivo, quindi il classico camino di estrazione, diciamo, d'aria. In questo caso il progettista ha scelto di creare un cappotto riflettente dall'esterno e non ventilarlo. Ma perché? Perché comunque rispetto a un coibente tradizionale il prodotto riflettente non assorbe il calore, quindi sì, il lavaggio termico dovuto a una ventilazione della facciata potrebbe aiutare nel periodo estivo, ma non è fondamentale per il funzionamento. E perché l'hanno fatto esterno e non interno? Perché hanno, in questo caso in realtà una nuova costruzione, hanno abbattuto quello che c'era e ricostruito, e quindi hanno scelto la tecnologia riflettente dall'esterno senza la necessità di intervenire dall'interno contenendo lo spessore. È stata una scelta tecnica, quindi avere un prodotto che gli garantisse, qua siamo a Brindisi, quindi con un irraggiamento, diciamo che a Bolzano probabilmente avrebbero potuto scegliere il coibente tradizionale o il coibente riflettente, entrambi avrebbero avuto un significato. In questo caso, essendo Brindisi con un irraggiamento elevatissimo... Quello che orientamento è vero questa casa qua? Ma in realtà, sono quattro palazzine su quattro lati, quindi orientamento completo. Ma la superficie completa lì. Ma questa è una fattispecie, allora non lo so che orientamento fosse, comunque è soggetta agli arrangiamenti. È stato messo su tutti e quattro i lati. Su tutti e quattro i lati è stato messo il proiettile, quindi è stato fasciato completamente l'edificio con lastra da 8 mm a base cemento. Ecco, qui vedete, questa è una campionatura che abbiamo fatto in cantiere prima di iniziare i lavori per mostrarvi un pochettino quello che è effettivamente la stratigrafia, quindi listello prodotto, listello lastra di finitura, completamente uno strato solo. Ovviamente la lastra scelta è una questione estetica, ovviamente, oltre che strutturale. Altro esempio, hotel, questo è un hotel fronte mare a Salerno. Sì, questo prima dell'intervento, ovviamente. Abbiamo dei ganci di ancoraggio, una listellatura, il nostro prodotto l'overfoil multistrato 19, la struttura metallica, ovviamente, rispetto a quella che utilizziamo dall'interno, sono strutture metalliche idonee per la posa in esterno, quindi zinco magnesio, lastra
in fibrocemento, che diversamente da quella che abbiamo visto nel cantiere di Brindisi, poi necessita di una finitura in umido. E questo è l'aspetto poi finale. Come vedete, spessore del pacchetto 9 cm. Ve l'ho messo questa testimonianza perché abbiamo avuto la fortuna di poter avere una verifica della performance del pacchetto in opera. Quindi il valore di calcolo della parete di partenza atteso era 0,986. In realtà la termografia, la termoflussimetria in opera ha rilevato un comportamento, anzi una performance termica addirittura peggiore, quindi una trasmittanza di partenza reale di 1,07. Ci si aspettava uno 0,24,7 di trasmittanza post intervento, nella realtà abbiamo avuto una trasmittanza, quindi con termoflussimetria in opera, quindi reale, compresa di ponti termici, di 0,23,6, quindi addirittura migliore rispetto a quella attesa. In quel caso sono stati cambiati anche i serramenti? Consideri che la flussimetria viene fatta con la piastra calda, la piastra fredda, esterno e interno, quindi... No, non intendo la flussimetria, l'esame. Quindi sono stati cambiati anche i serramenti. Quando è stato fatto l'intervento, sì. Oltre al cappotto sono stati cambiati i serramenti. Sì. Quindi, performance reale migliore rispetto a quella attesa di calcolo di certificato. Cosa non è bene con tutti i materiali, anzi, normalmente il valore che si ha di scheda tecnica di certificato è difficile poi da riscontrare in opera, proprio perché ci sono ovviamente difetti di posa in opera e quant'altro. Invece nei casi che ci ha mostrato prima, quando era all'interno, si va di default alla sostituzione del serramento o possono... Allora, consideri che ci sono intendenti, ma il serramento è il punto debole di qualsiasi facciata. Di conseguenza, perché spesso appunto vanno a sostituire i serramenti, ma non vanno a intervenire sulle facciate. Certo. Nel momento in cui dovesse essere fatto in seguito, come si aggancia il serramento? Beh, sicuramente, allora, poi vedremo che ci sono degli esempi, delle foto di intervento. In base allo spazio che abbiamo disponibile nell'imbotte, andremo a replicare lo stesso pacchetto che abbiamo in parete, quindi listello, prodotto, listello, lastra, quasi mai perché non si hanno disponibili 7 cm sull'imbotte, quindi normalmente lo si fa, si va in aderenza con il prodotto riflettente sull'imbotte, una sola intercapiente, quindi il listello e la lastra, quindi si riduce a 4 cm e mezzo lo spessore. Se non dovessimo avere neanche questo spessore disponibile, si risvolta solo il prodotto e si va in aderenza fissandolo meccanicamente con la lastra, una lastra speciale, quindi molto più rigida rispetto alla lastra in carta o gesso, giusto per non interrompere l'isolamento sullo spigolo e dare continuità di barriera all'aria e barriera al vapore. Aspetto, secondo me, molto interessante, il tecnico, considerate che non era un nostro tecnico, ma sono tutte verifiche che ha fatto fare il committente, quindi la proprietà dell'immobile e dell'hotel, da un tecnico indipendente, ha verificato un comportamento estivo eccellente, pur avendo un irraggiamento, un sorgimento molto importante, il gommare di Salerno. Coperture dall'intradosso. Sappiamo benissimo che una percentuale elevatissima di rientrata di calore in periodo estivo avviene dalla copertura e non dalla parete. Si può intervenire molto velocemente dall'interno, quindi quando non ho modo di mettere mano al manto di copertura perché il condominio non lo ritiene opportuno, perché è una copertura che non è ammalorata, intervengo ad esempio tra le travi, listello prodotto contro listello, lastra di finitura. Vado velocemente perché abbiamo sforato l'orario. Considerate che poi la presentazione vi viene fornita a tutti, è disponibile, comprese tutte le foto. Altro esempio, siamo negli stelli porta tegola, quindi considerate che
è un intervento a costo ridottissimo rispetto a dover intervenire dall'estradosso in copertura. Niente ponteggi, niente autorizzazioni e un comfort estivo che è veramente elevato. Coperture dall'estradosso. Classica copertura poggiata su ristelli, esempio più semplice, più veloce, sollevo il manto di copertura, fisso il prodotto agli listelli esistenti, nuovo listello, manto di copertura. Quindi mi sono alzato di 3 cm e ho portato una copertura non isolata ad avere una performance sicuramente molto interessante, senza, nel 99% dei casi, senza dover mettere mano alla lattoneria, quindi senza dover cambiare le ronde. In realtà l'applicazione che viene fatta abitualmente con le trasmittanze di legge attuali è il doppio strato, quindi esattamente come abbiamo visto in parente. Il primo strato in aderenza, listello, secondo strato, listello e manto di copertura, quello che noi chiamiamo tetto Venere. Esempio di copertura in legno da 2 cm non isolata, che portiamo a avere una trasmittanza termica invernale di 0,21,3, una trasmittanza termica estiva di 0,18,4, quindi stiamo parlando di 8 cm compreso il secondo tavolato, quindi un spessore veramente ridotto e una performance estiva invernale, soprattutto paragonata a quei venti di cui parlavamo prima, molto molto elevata. Capporcini Resort in provincia di Brescia, dove organizzavano convegni e quant'altro, matrimoni, sono stato personalmente, dovevano irrigare il manto di copertura con l'impianto di irrigazione d'estate, da quanto era il calore che questa copertura trasmetteva verso l'interno. Hanno applicato il nostro tetto Venere, quindi un doppio strato di coibente riflettente, come vedete separato da un listello in legno. E con questo caso poi andiamo a chiudere. La parrocchia di Sant'Agata a Brugaro Grasso, Como. Siamo stati contattati dallo studio di progettazione di Varese con la richiesta esplicita di un pacchetto molto sottile, molto leggero, ma che garantisse un comportamento estivo eccellente. Doppio strato di coibente riflettente. Il primo in adesione, listello, quindi questa era la copertura esistente. Considerate che qui lavoravano in corda con queste scale ripidissime perché abbiamo un'inclinazione molto importante. Quindi anche utilizzare prodotti leggeri in rotolo in casi di questo tipo rispetto a pannelli rigidi, pesanti e spessi porta sicuramente dei vantaggi. Il primo strato posato, che segue anche l'andamento discontinuo. Ecco, vedete come lavoravano su queste scale, la posa del secondo strato, per poi il tavolato in legno e la copertura, poi è stata di finitura una copertura metallica, e questo poi è il cantiere finito. Trovate poi tutte queste caratteristiche nella presentazione. Ho finito, mi scuso. Grazie, se ho andati interessante, noi vogliamo dibattiti informativi. Domande ulteriori? Ultima. Però io ho fatto diversi interventi dal 2007 al 2010 con la concorrenza, forse in un caso... Non l'abbiamo fatto apposta, quindi se non è organizzato. No, ma poi ho dovuto smettere di utilizzare questi prodotti per un problema di marcature CE, perché la concorrenza mi dava delle certificazioni inglesi che non avevano niente a che fare con la marcature CE. E quindi ho dovuto smettere. Ma poi c'era un altro problema, la fornitura. Ovvero i magazzini vendevano al massimo, cioè minimo, il taglio minimo, 1000 metri quadri di prodotto. E questo erano le aziende con cui lavoravo che alla fine i clienti andavano su altre soluzioni. Siccome stiamo parlando di interventi su villette o comunque case dove c'erano 300, massimo 400 metri quadri di copertura, il fatto era comprare più materiale che era molto più costoso rispetto a materiale tradizionale. Mi sembra una strada non percorsa. E quindi è un percorso che non ho più seguito. Okay. Volevo capire. C'è ancora questo problema sui magazzini? Con i nostri prodotti non c'è mai stato questo problema. Il taglio minimo
è un rotolo, cioè 15 metri quadri. Consegniamo in due giorni lavorativi mediamente anche in Sicilia, anche in Sicilia e in Sardegna. Allora, considerate che non stiamo proponendo prodotti che costano di più di un prodotto tradizionale, ovviamente paragonabile in termini di performance. Quindi considerate una lana di roccia di ottima qualità, spessore 11-12 cm, o una fibra di legno da 12-13-14 cm, il prezzo è più o meno quello. I nostri prodotti sono reperibili nei magazzini edili, nei principali magazzini edili. Qualora non lo fossero, noi vendiamo, consegniamo direttamente. Abbiamo sulla zona ovviamente un agente, un referente tecnico commerciale che quindi segue sia quello che è il progettista con ovviamente visite dedicate, interventi in cantiere e ovviamente poi chiude il cerchio andando a collaborare con il distributore isolante, il rivenditore o addirittura appoggiandosi a delle squadre di posa dedicate. Considerate che sono prodotti che normalmente vengono applicati da un cartongessista minimamente evoluto, ecco, non sono prodotti che al giorno d'oggi necessitino di squadre di posa dedicate. Mi ricollego alla domanda che ha fatto. Ancora oggi per il prodotto riflettente non è prevista la marcatura CE, ma è fondamentale e obbligatoria la certificazione secondo la UNI ES 16012. Quindi è una normativa italiana ed europea, il prodotto è certificato secondo l'unica norma prevista per il prodotto riflettente. Ma i nostri prodotti edili non c'è l'obbligo della marcatura CE? Ci sono diversi prodotti edili, fra cui il prodotto riflettente, che per cui non è ancora prevista la marcatura CE. Quindi noi abbiamo fornito il materiale riflettente in appalti pubblici, opere pubbliche, senza marcatura CE. Perché non è prevista ad oggi la marcatura CE per il prodotto riflettente. Ma è obbligatorio, l'unica certificazione obbligatoria è la UNI ES 16012, che il nostro prodotto ha e che la concorrenza a cui lei faceva riferimento non ha. Quindi fa riferimento alle prove di laboratorio per fare riferimento a quella normativa. Assolutamente. Per la salute niente, perché alluminio e... Allora, se lei dovesse chiedere ad esempio a un applicatore se preferisce posare un materiale, faccio un esempio, fibroso, una classica lana minerale o un prodotto riflettente, la risposta è semplicissima, prodotto riflettente, perché non uso guanti, non uso mascherina, non è un prodotto che si sfibra, che si spolvera, non rispediamo quello che... Da soltanto tagliando un prodotto di questo tipo... L'alluminio noi l'alluminio utilizziamo per cucinare, l'alluminio viene utilizzato per le confezioni alimentari, quindi è un prodotto pulito che non si deteriora col tempo, quindi le cui prestazioni tra l'altro sono invariate. E per l'acustica? Allora, noi abbiamo certificato a livello acustico il prodotto diciamo antecedente al multistrato 19, nella diciamo classica parete divisoria fra appartamenti, quindi come prevede la normativa non il solo prodotto ma il sistema parete con il classico doppio forato del lotto e il prodotto interposto, ottenendo un valore di 54,8 decibel di abbattimento, quindi per una parete divisoria fra due appartamenti è un valore sicuramente interessante. Anche dal punto di vista acustico si comporta diversamente rispetto al prodotto tradizionale, perché va a smorzare il trasferimento di onda sonora, non lo assorbe diversamente da un prodotto fibroso. Abbiamo poi il coibente che va sotto massetto, che ha tutte le certificazioni acustiche del caso. Esattamente, sì. Ma si può mettere un po' più, può sostituire l'antica festivo? È assolutamente un, diciamo, un coibente che funge da isolamento acustico e l'isolamento termico sotto massetto. Viene spesso abbinato al riscaldamento a pavimento, ad esempio, sia nell'industriale che nel civile. La prevenzione incendi quindi è a norme UNI, però non ha la certificazione. Noi abbiamo il prodotto multistrato 19 in classe E, poi in gamma abbiamo dei coibenti che sono in classe A1. Dipende dall'applicazione, dove va impiegato il coibente, in che condizioni, in che campo.
Se non avete altre domande...